Ben ritrovati, in primo piano il trasferimento di Alessandro Diamanti al Guangzhou allenato da Marcello Lippi. Il Bologna ha annunciato con un comunicato ufficiale il trasferimento del fantasista Alessandro Diamanti in Cina, una cessione che ha caratterizzato non solo una perdita dal punto di vista tecnico per il Bologna, ma ha sancito addirittura la rottura tra il presidente Guaraldi e il direttore sportivo Zanzi, perché mentre il primo ha avallato il trasferimento dell'attaccante, il secondo non ha voluto partecipare alla trattativa con i cinesi. E ha parlato per la prima volta da attaccante della Juventus Pablo Daniel Osvaldo, il quale ha dichiarato: la Roma è una grandissima squadra, l'unica che può darci filo da torcere fino all'ultima gara. Cioè, sui suoi primi giorni in bianconero, Osvaldo ha dichiarato: Conte è un fenomeno, nei primi momenti ho avuto difficoltà perché ci fa correre molto, pretende tanto, ma poi i risultati alla lunga si vedono. Qui è tutto magnifico, si capisce subito di essere arrivati nel più grande club d'Italia e in uno dei più importanti d'Europa. E parliamo ora di mercato, perché la pista Inter appare la più forte, la più credibile per quanto riguarda il futuro di Nemanja Vidic, il difensore del Manchester United, che ha dichiarato che a fine stagione lascerà il club inglese, sarebbe molto vicino all'Inter, ma lo seguono anche Napoli, Galatasaray e Monaco. Infine un'ufficialità, perché Marco Vesovic è un giocatore del Torino. Il club granata ha annunciato di aver ottenuto il visto di esecutività del calciatore e il conseguente tesseramento. Con questa notizia è tutto, arrivederci alla prossima edizione.